Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video dell'Impero delle Tenebre. Sono Kyo e oggi voglio provare questo nuovo free to play che mi sono ritrovato così sul PlayStation Network. No, non voglio la chat vocale brutta di Mairo Ultra Rumble invece del mio party su PS5. Io lo gioco in retrocompatibilità, ma questo è un gioco in realtà uscito solo per PS4. Ed è una cosa molto strana, perché è un titolo nuovo, uscito adesso. Avevano fatto la beta un paio di mesi fa e mi aspettavo che sarebbe uscito cross-buy, perché comunque la current gen, la console diciamo di punta dovrebbe essere la PS5. Non che mi dispiaccia che la PS4 abbia ancora una lunga vita, anzi mi fa molto piacere e mi fa piacere appunto che ci siano giochi che sono effettivamente in duplice versione. E invece questo no, è solo PS4, si vede che non si volevano sforzare più di tanto. Però già mi stupisce il fatto che sia tradotto in italiano, perché ci sono le varie funzioni qua scritte in italiano. È un free to play, quindi naturalmente sullo store ci sono già le loot box, non so bene come chiamarli, i crediti da utilizzare per sbloccare le cose extra. Quindi se vuoi puoi pomparti il personaggio. Noi mettiamo le lingue in giapponese, la telecronaca sì, in giapponese mi piace. Salva le impostazioni. E così incominciamo un attimo a provare il titolo. Vediamo poi. Ok, non mi fa registrare quando c'è alcune cose del menu, quindi partiamo. Il gioco, come dicevo, è un Battle Royale free to play. Accettiamo un sacco di cose, quindi è solamente in versione, per così dire, online. Non dovrebbe avere nessun tipo di campagna con lo story mode. Adesso vediamo. もう大丈夫。なぜって。A livello grafico non è neanche male, anzi.私が来Adesso vediamo poi com'è ilた!球体狩りを始めるcombattimento. ぞ!Però è praticamente uguale a quelli che erano già usciti in My Hero Academia 1 e 2, diciamo, per PlayStation 4, appunto. Direi E che hanno dove stiamo? riutilizzato lo stesso motore grafico, visto che è sempre Bandai Namco. Muovo la visuale. Facciamo lo scatto. L'effetto dell'acqua non è sto granché, però è carino. Cioè, mi aspettavo molto di peggio. È il fatto che poi devi probabilmente così. È proprio velocissimo, se no fa il salto. Ok, sì, questo è un po' come il secondo, che avevano questa cosa di combattere anche sulle superfici laterali. Ok, vediamo un po'. Ah, i grilletti fanno da quirk.
Ah, ok, non me l'ha ancora assegnato. Ah, sta ancora ricaricando, quindi i poteri hanno un tot di ricarica perché ne ha solo un colpo, mentre invece quello con R2 ha più colpi e si ricarica molto velocemente. Ok, è un po' come fosse uno shooter, possiamo colpire con precisione. Ok, così. Ok, quella è carina, che puoi potenziare i colpi. Ah, ok, devo scegliere quale potenziare. Ah, devo prenderlo. Ci mette un bel po' a curarsi, lento. Ok, ecco, non mi piacciono di solito questi tutorial così vecchio stile. Cioè, deve farti fare ogni azione, ma non è nel contesto che tu stai facendo una missione o comunque ti spiega cosa fare. Non capisco. Attiva intensifica. Usa. Perché non me lo fai usare? Ok, non me la faceva fare, non capisco. Il gioco comunque ha 15 trofei, non ha il platino, ha un trofeo d'oro e 14 di bronzo. Devo fare tipo 200 partite, ottieni 1000 stelle con le missioni. Mi sembra che sia fatto molto ma molto per spammare, diciamo, azioni. Salviamo i civili. Non so, è che me lo fa, salve i civili così. Fammelo fare durante una missione. Ok. Adesso vediamo se ci si picchia.
dopo 10 minuti di tecniche a babbo. Ok. È carino che si spacchino. Non mi aspettavo di vedere gli alberi non si rompono. Gli alberi sono sacri. I mattoni si devastano. Ah, ancora viva. In realtà non ne ho battuto manco uno. Vabbè, bisogna dargli tipo il colpo di grazia quando è a terra. Ecco perché puoi dare l'aiuto ai compagni. Prendiamo le carte, anche se non so se poi te le lascia. Vabbè, se fossero stati così facili da sconfiggere. Ah, però non si spacca completamente. Sembra che faccia le flessioni con l'uccello. Impietevole. È che ti spiega tutti i controlli di fila uno dopo l'altro. Sono 8 squadre da 3 persone che si menano. Ok, quindi si va ad oltranza. Dopo il KO devo fare lo spettatore. Questo già la vedo brutta. I civili ti danno una mano. Ok. Non è che sono molto invogliato a giocarci. Vediamo se c'è qualche altra modalità. No, sembra Fortnite. Mi devo tuffare. Vediamo se cade dall'alto. Ok. Non capisco neanche. Sono compagni, no? No, è un compagno? Non capisco. Capisco niente. Ci ho capito una fava. Sì, ok. Che considerando che i personaggi poi affronti dei doppi di te stesso, non riesci a capire quali sono i nemici. Tutti, perché non me li identifica? Tutte le altre squadre, sì, ma io non riesco a capire quali sono i miei due compagni. Non mi piace, il gameplay è super confusionario. Ci fossero veramente
anche solo intorno ai piedi dei cerchi che ti fanno capire se è la squadra rossa, blu, verde. Invece no. Che non c'è un lock. Capisco davvero il nemico è lì. Level up estremo questo. Non puoi capire. Dov'è il nemico? Qual è? Ok. Boh. Questo era probabilmente con i bot perché non erano persone, però. E il fatto appunto che gli altri personaggi siano gli stessi dei tuoi, non ci si capisce. Nella mappa vedi le differenze di colore, ma non le vedi. Invece, quando stai guardando i personaggi, ce ne sono due uguali. Amazing! Ok, abbiamo completato il tutorial. Ok, c'è delle ricompense per l'accesso giornaliero e naturalmente una versione premium che devi pagare con 100 cristalli, cristalli che devi comprare sullo store. Ci sono anche dei vestiti, come nel in quello diciamo della storia che puoi personalizzarti. Ok, le missioni. Mi sta bombardando di informazioni, di cose. Per dire, il gioco di Dragon Quest The Adventure of Dai
aveva un tutorial molto più snello, lineare, che ti faceva anche seguire la storia. No, io Mina, non voglio Yorosuke! nulla. No, non voglio nulla. Io no, no, non voglio giocare qua. Ok, gli altri personaggi naturalmente sono bloccati o in uso. Io volevo vedere le altre cose, il personalizza. Colori, costumi. Ah, fin fine sono costumi. Pose, emblemi, ok. Diventa il campione, no. Boh. No, lui non ha nessuna vestito casual. Vediamo. La nostra Ranocchia. Lei non ha neanche la cosa della scuola. Qua la grafica è già un pochettino calata, di alcuni personaggi. Queste cose. Ci sono da creare le pubblicità. Ok. Sblocca con le monete 5.000, ne ho fatte 200. Ok, mi sembra un po' troppo money grab. Usa i cristalli eroici che ne ho zero. Con le monete non compro una fava. Costano ste cose. La vedo male. Vediamo se mi fa accedere allo store. Ma io sono sotto di 8.000. Non mi fai andare allo store per comprarli? No, forse lì. Cristalli eroici. Ah, eccoli qua i prezzi. Sono carucci. Perché 1.000 cristalli sono praticamente 2 euro quasi, 1,50 euro. Sì, è 1,50 euro, è 61, vai a 100. Costoso. E senza i cristalli alcune cose appunto non le puoi comprare. Cioè un biglietto costa 100, questo 8.000. Dovresti spendere minimo. Ah no, ok, c'è anche di più bassi. Comunque 8.000. Minimo dovresti spendere 24,99 per avere un po' di scarto da spendere in altri oggetti. No, la pesca fortunata con i biglietti. Però in altri giochi sono gratuiti. Ok, e niente, questo è l'evento per avere dei costumi, probabilmente. Negozio evento. Costano 2.000, no? Cioè. Magari giocandoci tanto riesci a fare abbastanza, però non mi sembra, tra l'altro io volevo vedere le modalità di gioco, sono tutte battaglia 3, allenamento, tutorial, fine. Non segue una storia, non segue chissà che. Le missioni erano quelle. Notifiche.
Ok, ricevi tutto. Ok, mi dà un costume, un paio di cose. Boh, non mi dice un granché. Diciamo, torna al titolo. Cioè, i due giochi single player li avevo apprezzati. Il primo era molto basilare. Gameplay abbastanza statico, bastava spammare le special e alcuni personaggi erano decisamente più sgravati di altri. Il secondo invece era già un pochettino più rifinito nel gameplay, nell'interazione con l'arena, anche perché i personaggi erano nella seconda parte, diciamo, della storia, quindi non erano più novellini, avevano più tecniche, anche la scelta dei costumi, delle personalizzazioni, era più interessante. Qua invece è più che altro una cosa prettamente estetica e non mi sembra che influisca sul gameplay vero e proprio. Quindi alla fin fine sì, ci sta, diciamo che è gratuito. Per PS4 si può giocare tranquillamente in retrocompatibilità su PS5 come ho fatto io, ma non è che migliori chissà cosa da quello che si vede. Quindi per chi ama le Battle Royale e ama My Hero Academia può essere un titolo interessante. Per tutti gli altri, o meglio per chi come me preferisce un gioco con una storia, con una modalità single player ricca che ti sblocca diverse cose man mano che giochi, ci sono altri titoli. Diciamo appunto che sì, non mi ha detto niente. Piuttosto mi ha fatto venire voglia di rimettere mano al secondo My Hero Academia, che non l'avevo mai finito, e devo vedere se era sopravvissuto il salvataggio, se lo devo ricominciare da capo, perché effettivamente era interessante. E questo invece no, a me non dice niente di che, ha tutte quelle cose che io detesto di un Battle Royale in cui devi fare sempre i login per avere certi bonus, devi giocare tanto durante gli eventi, fare missioni specifiche, e comunque il roster dei personaggi è molto limitato. In confronto appunto i giochi single player hanno molti più personaggi, più costumi, più variabili. Va bene che se avrà successo potrebbe durare del tempo e ricevere nuovi aggiornamenti con personaggi, arene e così via. Però non credo, anche perché ormai il mondo dei Battle Royale è davvero tanto competitivo, ne escono in continuazione. Anche Diablo ha cercato di modificarsi con il quarto capitolo, diventando più online, più multiplayer. E quindi ce n'è davvero a bizzeffe, e questo non mi sembra per niente spiccare in confronto ad altri. Quindi la mia opinione è che se volete provarlo perché è gratuito e amate My Hero Academia, dategli un'occhiata. Però se appunto già come me non apprezzate di base i Battle Royale, dopo averlo provato, come farò anch'io, non ci giocherete mai più, e io lo andrò anche a disinstallare per riavere indietro quei 4 giga di spazio, che ci posso installare cose che mi piacciono molto di più. Quindi direi che per adesso è tutto, questa era la mia opinione, e perciò io vi aspetto al prossimo video.